La Coppa del Mondo di Calcio esposta a Prato nel quarantennale di Spagna 82 ed una moneta commemorativa dedicata alle gesta di Paolo Rossi, realizzata direttamente dal poligrafico e zecca dello Stato, acquistata e donata alla città dal collezionista pratese Massimo Pierri. Consegna della moneta celebrativa di quel momento che rappresenta, raffigura Paolo Rossi, primo pratese a finire su una moneta raffigurativa. Voglio ringraziare Massimo Pierri che è riuscita ad ottenerla, se ne sono solamente 8.000 in tutto il mondo, e una appunto verrà consegnata grazie alla sua generosità al Comune di Prato in memoria, in ricordo di quella estate così folle e indimenticabile che, diciamo, per Prato rappresenta qualcosa di particolare, perché lo straordinario protagonista di quel mondiale fu Paolo Rossi, che, come detto altre volte, è un patrimonio nazionale, un patrimonio, vorrei dire, di tutto il mondo, è conosciuto praticamente dappertutto, ma è figlio e ha radici profonde in questa città. Dopo 40 anni da quell'evento, da quel campionato del mondo, la Coppa torna a Prato, dove Paolo è nato e è stato uno dei protagonisti di questa vittoria. E è una grande soddisfazione vederla, perché ancora non l'avevo rivista, e quindi, guarda, mi inorgoglisce e mi emoziona. E sono state davvero tante le persone, pratesi e non, che hanno approfittato dell'esposizione della Coppa del Mondo per farsi un selfie e ricordare per un attimo quelle emozioni che quella Coppa, la vittoria di quella Coppa, ha suscitato in loro. L'emozione mi suscita a pensare chi l'ha toccata, chi l'ha conquistata, e mi viene in mente, avevo 40 anni meno.